domande. Allora, io faccio parte del gruppo dei ragazzi del Book Blog, qua al Salone di Torino. E si sente? Si sente. E oltre che a farvi una domanda, volevo darvi soprattutto la mia opinione da giovane ragazza, che mi reputo assolutamente femminista in quanto donna che ha a cuore la propria condizione, perché alla fine il femminismo secondo me è questo. E volevo chiedervi perché tutta questa ignoranza tra i giovani d'oggi, perché vi assicuro che esiste su questo tema del femminismo, che è vista come forma di sessismo purtroppo, e che al momento regna sovrano. Questa è... Non so se io sia stata chiara. Tu hai messo il gomito nella piaga. Perché c'è tutta questa ignoranza proprio perché noi veniamo colpite con una forma di emarginazione culturale molto forte. Nessuno sa niente dell'intelligenza femminile al lavoro, nessuno conosce le teorie femministe, nessuno conosce la storia del femminismo, nessuno conosce i molti giornali che continuano a esserci, i libri che escono, i libri che vengono tradotti. Perché? È un modo subdolo di combatterci. Adesso a parole sono tutti femministi, no, ma se le donne sono multitasking e siete molto più intelligenti, siete più brave a scuola, ci sono più laureate che laureati, ma che cosa magnifica, il mondo dovrebbe essere diretto dalle donne. Peccato che l'altra faccia di queste inutili e insulse lusinghe sia il buio. Ancora le ragazze sono convinte che il femminismo non sia esattamente quello che dici tu, un modo di stare al mondo in un corpo di donna, facendo attenzione a difendere questo corpo di donna e a dare la parola a se stesse nella propria diversità. Noi abbiamo davanti una battaglia lunghissima, perché l'altro sguardo è una cosa enorme, non è l'emancipazione, non è nemmeno la 194, tutte le leggi benedette o il diritto di famiglia che abbiamo modificato, tutti i nostri lasciti della mia generazione. In realtà la grande battaglia è uno sguardo equipollente, diverso ma di uguale valore. E questa è enorme, è una rivoluzione culturale. E dall'altra parte c'è della gente che la combatte. Io forse se fossi nato uomo sarei stato un fior di stronzo e le avrei combattute le donne. Perché loro fanno a perdere dei privilegi e lo sanno. E la guerra è aperta ed è effettivamente una guerra. E l'ignoranza delle più giovani è un risultato. È anche funzionale. L'unica buona notizia, vi dirò che una casa editrice che si chiama Etal, il cui proprietario purtroppo è tragicamente morto all'improvviso un paio d'anni fa, e la casa editrice è fallita e nessuno l'ha rilevata, lui pochi anni fa, poco prima di morire, aveva rimesso in circolazione, con anche delle bellissime introduzioni, tutte le opere di Carla Lonzi di rivolta femminista. Quindi cercateli, Etal. Probabilmente saranno finiti al rogo perché la casa editrice è fallita, ma c'erano. Comunque è funzionale, attenzione, cioè noi spieghiamo, insegniamo alle ragazze che devono essere gentili, comprensive, carine, accomodanti, che non devono dare fastidio, che devono saper giocare di squadra, e insegniamo alle ragazze che non devono dare, ma le insegniamo anche con le brutte, che non devono dare fastidio agli uomini, perché se danno fastidio agli uomini vengono attaccate. È difficilissimo dirti femminista se ti hanno insegnato che devi essere simpatica. Essere femminista significa che qualcuno ti troverà antipatica, e questo è un ostacolo enorme, soprattutto quando sei molto giovane e l'accettazione da parte dei tuoi pari è fondamentale. C'è una cosa però divertente, che mio nipote che ha 11 anni si è trovato, mi ha raccontato che nella sua classe c'erano le femministe, sentivo le virgolette intorno alla parola, e gli ho chiesto: ma autodefinite o definite dagli altri? No, autodefinite, se lo dicono loro glielo dicono gli altri. Però io sono ancora qua che mi interrogo in cosa consiste questo femminismo delle undicenni, però mi sembra molto interessante. Poi ho dovuto fare tutto lo spiegone sul fatto che il femminismo non è necessariamente attaccare i ragazzi, ma comunque affermare un proprio punto di vista, chiedere l'uguaglianza, bla bla bla, è difficilissimo spiegarlo a un undicenne. Però esiste questa cosa, esiste questo desiderio delle più piccole di affermare se stesse, bisogna coltivarlo. E io una cosa che ripeto sempre è: non bisogna avere paura della propria voce, e una volta che le ragazze imparano questo, poi non li ferma più nessuno. No,
Questa è in realtà una domanda che mi faccio da tanto tempo, perché essendo giovane, cioè, so che domani mi dovrò approcciare al mondo lavorativo, bene o male, non so ancora quale, però ho questa certezza che insomma voglio lavorare e anche studiare per lavorare, insomma, per fare il lavoro che mi piace. Però, visto che parliamo di libri, so e leggo che il libro importante è la Costituzione, leggo tante belle cose sulla Costituzione, come insomma l'articolo 37 sappiamo che riconosce che tutte le donne hanno parità lavorative, insomma la stessa retribuzione, eppure vedo anche nella realtà, anche nel mio ambito familiare, che non è così, ma non solo dal punto di vista retributivo, ma anche dal punto di vista morale, cioè mia mamma lavora, ad esempio, faccio un esempio, ma comunque ha a che fare tutti i giorni anche con dei capi che sminuiscono magari il suo posto lavorativo, e lei invece, sempre a spada tratta, gli fa capire quanto sia importante la sua presenza, perché il suo capo non sa l'inglese, ad esempio, lei sì, quindi tante cose. Beh, un esempio, però per non dilungare, io non so se definirmi femminista o meno, non lo so, forse non sono affacciata a questo ambito bene, non conosco bene come funziona, però so sicuramente che ho delle potenzialità, che il mondo non mi lascia, che il mondo, la società oggi, soprattutto quella lavorativa, non mi lascia la possibilità di esprimere appieno, e volevo sapere il vostro parere appunto in questo. Grazie. Grazie. Proverò velocemente a dirvi due cose. Perché è difficile dirsi femminista e fare femminismo a volte? Perché è faticoso. Perché studiare è faticoso, perché leggere è faticoso. Perché c'è un mondo molto seduttivo che ti dice che ci sono delle cose più facili da fare e più a portata di mano, però come dici giustamente tu, poi nel mondo bisogna metterci un piede e magari è il lavoro, e quel passo lì è un passo che non fa sconti, e quindi se ti sei facilitata la vita prima senza entrare nell'elemento della fatica, poi dopo a un certo punto c'è una barriera grande. E quindi da una parte vi posso dire che bisogna continuare a faticare, a farsi domande, a essere curiose. Leggere vuol dire non essere d'accordo sempre con quello che si legge, ma andare a vedere dietro cosa c'è dietro quelle delle righe, eccetera. C'è un elemento faticoso e c'è un elemento faticoso anche nella postura della resistenza. Questa è una cosa che io credo tanto. La resistenza non è necessariamente epica. Per il 90% della mia vita essere resistente, che vuol dire stare in una libreria femminista, essere lesbica, io 2 settimane fa sono stata aggredita per strada, è una postura che non è divertente, è una postura faticosa. Quello che il femminismo a me mi ha dato in più è stato incontrare altre donne e fare con loro delle cose invece sì faticose, ma anche estremamente divertenti e gioiose, con un modo del corpo e del desiderio che circolava e circola tanto, e questo elemento della fatica, della gioia, dell'eros e della cultura insieme è qualcosa che noi e tu e voi potete fare benissimo ed è estremamente bello, e quindi questo è il mio augurio per voi.